In collegamento telefonico con noi c'è Giuseppe Galderisi. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Grazie, ciao a te, un abbraccio a tutti. Senti, a distanza di 30 anni, parliamo del famoso scudetto giallo-blu che ti ha visto protagonista insieme ad altri tuoi ex compagni. A distanza di 30 anni, quanto è ancora vivo il ricordo di quell'impresa? È pazzesco, è incredibilmente vivo, è forte dentro di noi, ma in tutti i ragazzi che hanno partecipato a quella magnifica cavalcata, perché ancora adesso ci sentiamo, ci vediamo, ci frequentiamo, insomma si è instaurato qualcosa di unico, indimenticabile, e la bellezza di tutto questo è che a capo nostro c'era una persona meravigliosa che si chiama Osvaldo Bagnoli con Ciccio Mascetti, insomma un gruppo di persone che si sono tanto divertiti quell'anno pensando prima alla salvezza e poi stando in testa dall'inizio alla fine, giocando sempre un calcio più che buono, prendendo applausi non solo dai nostri tifosi ma anche da tutti i tifosi italiani. Insomma, io dico che la storia è un po', posso ripetere la frase di Volpati. Volpati dopo il campionato nello spogliatoio di Bergamo disse una frase che è tornata proprio a pennellata: non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto e ce ne renderemo conto tra 30 anni. È stata perfetta. E quindi a 30 anni ti sei reso conto di quello che hai combinato? Sì, io credo che a parte tutte le volte che abbiamo festeggiato, perché abbiamo festeggiato il decennale, abbiamo festeggiato, insomma, l'amore dei tifosi, l'amore di una città, ma anche il nostro rispetto, insomma, il rispetto che ci siamo guadagnati, sicuramente è per lo scudetto, ma quel gruppo lì veramente era veramente integrato a una città, a un ambiente, insomma, si viveva in modo perfetto. Io credo che non succederà più nel mondo del calcio, e mi dispiace, perché chi ha vissuto questo, che quello che ti sto raccontando, credo che penso sia unico, irripetibile e meraviglioso da ricordare in continuazione. Beppe, tu prima hai citato Osvaldo Bagnoli. C'è una cosa che non si è mai detta di lui, un aneddoto, una curiosità che nessuno conosce e che potete conoscere solo voi? Beh, insomma, ce ne sono parecchi di Bagnoli. Intanto Bagnoli, l'ho già detto in qualche altra circostanza, ho rubato molto a lui, perché credo che adesso, facendo l'allenatore, la prima cosa che faccio quando entro nello spogliatoio è cerco proprio di essere giusto nei confronti dei miei giocatori. Lui era una persona che sapeva gestire molto bene lo spogliatoio, parlava poco, ma era sempre al tuo fianco e si metteva sempre davanti, molto umile, molto ambizioso. Qualche volta, ecco, questo può essere simpatico, qualche volta prima di qualche partita importante lo vedevamo leggere in un giornale sportivo, ma poi qualcuno si è accorto che dentro era il contrario, e dopo tanti anni qualcuno gli ha chiesto questa cosa e gli ha detto: ma non volevo darvi serenità, alla fine poi... No, dai, è stato per noi un punto di riferimento importante, mi ha insegnato molto, e come ti dicevo prima, quando entro nel mio spogliatoio, quello che cerco di guadagnarmi dai miei ragazzi è rispetto, quel rispetto che lui è riuscito a guadagnarsi senza troppe chiacchiere, senza far mai la voce. Non è importante la maglia che tu dai a un giocatore, se gli dai la maglia del titolare o riserva o della tribuna, ma l'importante è il rispetto che ti guadagni con l'educazione giorno dopo giorno. Riavvolgendo il nastro, quando è stato secondo te il momento che avete capito che potevate davvero vincere lo scudetto? Io credo che la partita di Torino 1-1 con la Juventus e il 5-3 a Udine, credo che siano state il 3-1 a Firenze, sono tutte state partite fuori casa, aggiungerei anche quello 0-0 faticatissimo a Milano col Milan, quelle 3-4 partite qua secondo me sono state determinanti, perché veramente abbiamo superato scogli che erano molto molto difficili e superati veramente a pieni voti, esame perfetto. Quella squadra era composta da giocatori fantastici, c'eri ovviamente anche tu, quell'anno hai segnato 11 reti, Elker, Brigel, Fanna, insomma sicuramente ce ne dimentichiamo qualcuno, ma chi è il giocatore che più ha rappresentato quell'incredibile impresa secondo te, se dovessi scegliere un giocatore, un nome di un tuo ex compagno? Credo che, sì, hai detto bene tu, è difficile, però non solo per la fascia che portava, ma anche per la bellezza della persona, per la qualità del giocatore, penso che il nostro capitano, insieme a Volpati, Fontolano, insomma, è
rappresentava al massimo. Dai, dico Tricella, tanto lo so che i miei fratelli non si offendono, perché sanno anche loro che lui è stato un giocatore fondamentale per me. Giuseppe Galderisi, tu prima hai detto questa è un'impresa che non capiterà più, però a distanza di 30 anni nel calcio italiano, e aggiungo per fortuna, c'è stata nelle settimane scorse un'altra grande impresa incredibile di una squadra come il Carpi che dalla B è arrivata alla Serie A. Quanto può essere paragonabile l'impresa del Carpi alla vostra, se può essere paragonabile? No, beh, sicuramente a me è fatto molto felice, a me sarebbe felice rivedere un Atalanta, un Bologna, insomma, una squadra di provincia riuscire a vincere lo scudetto, perché veramente quello che abbiamo provato è unico. Però credo che il calcio adesso è fatto più per i grandi club, perché se si vuole avere degli introiti si deve giocare in Champions League, si deve giocare in Europa League, e la difficoltà di questi grandi club, di questi piccoli club o medi club che non hanno queste entrate, perciò sarà molto difficile che una squadra potenzialmente riesca a prendere dei giocatori importanti. C'è anche da dire e da sottolineare che, insomma, i giocatori che erano a Verona da quell'anno lì erano tutti giocatori buoni, ma non c'erano fenomeni, e tutti i giocatori che avevano fatto parte di grandi squadre, io dalla Juventus, Fana dalla Juventus, Tricella dall'Inter, ma tutti i giocatori che avevano un comune denominatore, erano uomini, e di conseguenza poi è venuto fuori la qualità del singolo messo a disposizione del collettivo. No, il Carpi credo che sia da apprezzare, però la differenza tra andare in Serie A e vincere uno scudetto, secondo me, è molto molto. Io ho provato anche a vincere il campionato di Serie B, sono due cose completamente diverse. E il Verona di oggi come lo vedi, come lo giudichi? Ah, io sono innamorato del Verona di oggi, sono contentissimo per Toni, sono contentissimo che si sono tolte delle belle soddisfazioni, quest'anno hanno sofferto un po', però insomma mi sembra un Verona che potenzialmente può buttare le basi per fare un grande campionato. E io incrocio le dita, chissà che proprio da Verona possa partire ancora qualche bella storia, visto che qualche anno fa, per esempio, mi ricordo chi era in testa alla classifica, il Chievo, qualche anno fa. Parlo dei tempi di Del Neri, insomma. No, il Verona è una buona squadra, ha un ottimo allenatore, e poi posso dire con certezza che una passione così forte, così vera, della tifoseria di giallo-blu, io credo che pochi in Italia ci sono così vicini alla squadra.